chiamano piatti DECO, una sigla che significa denominazione comunale d'origine. Ricette storiche della tradizione che a Pesaro rafforzano la loro autenticità con un marchio di qualità che ne valorizza al massimo la loro tipicità di piatti della città. In meno di 2 anni le DECO certificate pesaresi diventano 4. Ad aprire la strada erano stati i passatelli al sugo di pesce, ora si sono aggiunti ufficialmente i piatti già preannunciati delle tagliatelle coi fagioli di Novilara, dello stoccafisso alla sanpietrana e infine della pasticciata alla pesarese. Piatto quest'ultimo che oggi è stato certificato con tanto di degustazione all'Osteria Pasqualon di via Giordano Bruno. Sono 4 piatti frutto di una grande ricerca storica che abbiamo fatto. Perché questo? Perché è giusto che i turisti che vengano a Pesaro, oltre a vedere le bellezze di Pesaro, si soffermino anche che sono quelli che sono i piatti della tradizione pesarese. Perché abbiamo anche promosso questi piatti della tradizione? Anche contro l'incedere della cucina fusion, della cucina gourmet, dell'art cuisine, che per quanto sono piacevoli, però piano piano stanno facendo scomparire quelli che sono i piatti della tradizione. Tradizione è anche cultura, perché è la cultura di un popolo, tant'è che alcuni piatti possono variare anche da quartiere a quartiere e c'è tutta una motivazione per questo, come alcuni piatti dove c'è anche la commistione tra pesce e verdura, perché è la tradizione che i contadini andavano verso il mare oppure quando i pescatori portavano il pesce nell'entroterra si rifornivano anche di verdura, ecco che nascevano queste ricette miste. Pesaro dunque rafforza la narrazione della sua storia culinaria perché il simbolo grafico della DECO garantirà al cliente di gustare un piatto o un prodotto dalle caratteristiche uniche, certificate e rappresentative del luogo, degli usi e delle tradizioni in cui lo si sta assaggiando. I piatti saranno riconoscibili grazie al logo identificativo rilasciato dal comune che attesta l'origine del prodotto, la sua composizione e produzione. Piano piano abbiamo messo almeno il cappello su quello che erano le ricette tipiche di Pesaro e quello che le famiglie in qualche modo hanno sempre fatto a casa e che vorremmo portare a conoscenza del grande pubblico, anche perché finita questa generazione di massaie e nonne si rischia anche di perdere determinati piatti, determinati valori, anche perché sai, la vita moderna in questo mondo è sempre più frenetica e quindi le donne non hanno più tutta questa voglia di cucinare, non hanno il tempo, perché anche la ricetta che abbiamo presentato oggi, 4 ore più o meno per fare la preparazione, non è così scontato. E quindi graderemo in qualche modo che attraverso la ristorazione teniamo viva quello che erano le tradizioni, gli usi e costumi dei nostri territori. Ecco.